angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco un uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, con generosità e perseveranza.
noi lo accompagneremo con il nostro affetto e la nostra preghiera. Mi è gradita l'occasione per salutare padre Eugenio Gargiulo, priore conventuale della bellissima e vetusta Badia di Farfa, e salutare anche il presbitero di concelebrante. Mentre diciamo il nostro cordiale grazie a Don Enzo per il lavoro pastorale svolto nella nostra diocesi, accogliamo Don Ciro Giordano, nuovo parroco di Bassiano. Don Ciro lo conoscete bene perché è originario di questa comunità, anche se negli ultimi anni è stato lontano da qui. È nato il 27 ottobre 1980 da Vincenzo e Carmela, che saluto con affetto. Ha frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale, poi è entrato nel Seminario Metropolitano di Montecagnano, conseguendo il facilitato, e infine ha completato gli studi presso la Facoltà Teologica di Cosenza in Napoli, con la specializzazione in Teologia Dogmatica. È stato ordinato sacerdote da me l'11 settembre del 2009. Ed ha svolto dapprima il ministero di vicepadre con ambienti sul mare, poi per più di 10 anni come amministratore e poi parroco di Santa Maria delle Grazie in Raito e in Santa Margherita Vergine Martire in Napoli. Saluto i fedeli delle due parrocchie presenti stasera. Anche per Don Ciro oggi comincia un nuovo cammino. Ha acquisito una buona esperienza pastorale ed è nel pieno delle forze per lavorare al meglio. Trova una parrocchia impegnativa, con la sua identità storica e le sue tradizioni, ma anche serena, ben organizzata e ben avviata. Don Ciro è animato da molto entusiasmo e voglia di lavorare. Sono sicuro che alle sue buone intenzioni di pastore corrisponda l'attiva partecipazione degli operatori pastorali e dei fedeli, sia religiosi che laici. Carissimo Don Ciro, è un compito affascinante ed impegnativo, tuttavia non sei solo, ti accompagna la Vergine Maria, la Regina del Santo Rosario. So che ci tenevi ad incominciare il tuo ministero in questa festa mariana, sotto lo sguardo e la protezione materna della Beata Vergine. Questa memoria mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto, 7 ottobre 1571, che arrestò la grande espansione dell'impero ottomano. San Pio V attribuì questo storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine della forma del rosario. Inizialmente questa festa si chiamava di Santa Maria delle Vittorie e poi della Beata Vergine del Rosario. La festa della Madonna del Rosario ci invita a riflettere sul significato del rosario e a scoprire la missione unica e eccezionale della Madre di Gesù e il suo ruolo nella nostra vita quotidiana. Il rosario è una preghiera molto semplice ed accessibile a tutti. È vero che la ripetizione delle preghiere comporta il pericolo di monotonia ed è una recitazione troppo meccanica, ma quelli che pregano il rosario possono superare questo pericolo con l'ardore della loro supplica e con lo sforzo della meditazione. Possono concentrare lo sguardo sulla persona di Maria o pensare ai diversi misteri dell'opera della salvezza nei quali Maria è stata impegnata. Il rosario è una preghiera meditativa. Da Maria impariamo a conservare e custodire e meditare nel nostro cuore i segreti di Dio. Nella legge del rosario si passa in rassegna gli eventi gloriosi, dolorosi. Sì.
Santi, nostri contemporanei, anche i nostri contemporanei, hanno amato il Santo Rosario e lo hanno recitato quotidianamente. Pensiamo a San Pio da Pietrelcina, a Papa San Giovanni XXIII, a Papa San Giovanni Paolo II e al Beato Bartolomeo, il fondatore del santuario di Pompei, apostolo del Rosario. San Giovanni Paolo II, nel suo stemma, con le parole di una nota preghiera di San Bernardo di Chiaravalle, ti invito a guardare la stella, a pensare alla Santa Vergine e a rinvocarla con tutto il cuore. Dice San Bernardo, seguendo lei non puoi sparirti, pregando lei non puoi disperare, se lei ti sorregge non cambia, se lei ti protegge non cedi alla paura. Se lei ti è propizia, raggiungi la meta, il traguardo. E cari fedeli della parrocchia del Santissimo Salvatore di Bassiano, accogliete il nuovo parroco con affetto e con gioia, come l'inviato del Signore. Siate pronti a partecipare corresponsabilmente alla vita della parrocchia e a collaborare con Lui. La parrocchia è la famiglia delle famiglie. E tutti devono sentirsi partecipi e interessati, nessuno deve sentirsi escluso. Al desiderio ardente di Don Ciro di rendere ancora più bella, più vivace, accogliente, ospitale, missionaria e santa la comunità, spero corrispondano anche le vostre aspettative. Allo zelo del pastore corrisponde anche la docilità del gregge. Carissimi fratelli e sorelle, iniziare con impegno e più fervore un nuovo cammino ecclesiale. Rimboccate le maniche e camminate insieme. Da questo mese di ottobre, come sapete, inizierà un cammino ecclesiale sinodale che ci coinvolgerà, che coinvolgerà tutte le diocesi del mondo e che convergerà a Dio piacendo nel Giubileo del 2025. Grazie di cuore a Don Enzo, che ha guidato la parrocchia negli ultimi 23 anni. E benvenuto a Don Ciro, il Santissimo Salvatore, celeste patrono, mi protegga e accompagna oggi e sempre per un nuovo e luminoso cammino. Amen.